Mi fate passare un attimo? Ok. Ovviamente dopo togliete tutto. I genitori, invece di puntare sul positivo, si continua a ricordare il negativo. Quanto durerà questo gioco insieme? Perché? Non vi state litigando? E la mamma l'ha fatto di nuovo, ricordando alle bambine quanto durerà questo gioco. È assurdo. Dovrebbe invece essere felice e dire: ma che brave che siete, che bel gioco che state facendo. Se no, giudizio negativo le istiga quasi a comportarsi male per avere la sua attenzione. So, andiamo a fare la spesa, se no non ce la facciamo più. Ciao mamma, ci vediamo più tardi. Dovendo cucinare, la mamma suggerisce ad Alessia come passare il tempo. Prendi il telefono, così non dai fastidio, fai i fatti là, i TikTok, i tuoi. Perché non li vuoi fare adesso? Ho fame. E prendi qualcosa da mangiare. Ci sei a papà? Andiamo a fare la spesa. E poi andiamo a comprare... Nel frattempo, la mamma ne approfitta per dare una bella sbirciatina al telefono di Alessia. Oh, sto facendo i compiti. Devo fare matematica. Mamma! Guarda, no! Stavo facendo la suoneria, aspetta! Ma perché stavi a sentire i messaggi? Volevo solo vedere una cosa. Vattene, per favore, vattene! Brava la scema, che si è fatta male pure. Aia, beh. Lascia lì. Non ti permettere, ma mai più, hai capito? Devo vedere una cosa. Lascia lì. Ti fai fatti tuoi. Io devo controllare, non mi faccio i fatti miei, perché già è tanto che hai il telefono. Ma ti fai fatti tuoi, sono troppi miei. Hey.